il professore Pomino è riuscito a passare un blocco e sta per arrivare, quindi a questo punto mi sembra, avevamo pensato di cominciare, ma a questo punto mi sembra intericato, lo aspettiamo e partiamo subito, cerchiamo di dare uno sviluppo, diciamo, umano, nel senso di finire i tempi, cercando di non trascurare quelli che sono gli argomenti, naturalmente. Intanto volevo dirvi che vedete che la sala è venuta con qualche dipinto, i quattro pannelli che vedete, i quattro grandi pannelli che ci sono ai lati, sono stati realizzati dal maestro Nicola Sacco, che è in sala, insieme ai ragazzi dell'istituto artistico più nuovo. Invece gli altri quadri sono di un artista sibernese che si chiama Damo Tergirò e che è anche in sala. Quindi, intanto, se volete, vedete che sono tutte opere ispirate all'ambiente. E vi dico anche un'altra cosa, vedete che c'è una cartina che ho appiccicato qui alla scrivania, poi muovendo si può avvicinare, ed è la cartina dei siti di natura della provincia di Reggio Calabria. Che cos'è la rete dei siti di natura? Sono delle aree che sono sottoposte a protezione per particolari condizioni, sia dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, per la fauna, per la flora. E c'è anche una pubblicazione che vi prego di guardarla, ma vi devo portare da lì, è una pubblicazione che ha fatto la Regione Calabria proprio sui siti natura della provincia di Reggio Calabria. Perché questa sera, a differenza di come ha titolato un giornale, non c'è un summit, te lo condivido sul tuo, ma c'è un incontro informativo sulle energie rinnovabili. Abbiamo fatto intervenire un esperto di ambiente e un esperto anche di sanità e anche di energie rinnovabili. Guardate, io ho pensato che noi in questa sede, dato che gli organizzatori, vedete che siamo la pastorale sociale del lavoro, Diocesana, l'osservatorio ambientale, Italia Nostra, la sezione di Sinergo, ma vi devo dire che vi devo portare i saluti anche della segreteria nazionale che mi ha telefonato ieri, credo che sia la vicepresidente che è originaria di Crotone, e mi ha detto di portare i saluti del Consiglio Nazionale di Italia Nostra. E poi tra gli organizzatori c'è anche un comitato che difende i beni comuni, l'ambiente e la salute della Lombardia. Quindi, tra l'altro, abbiamo pensato di superare quel pezzo tutto nostro di partire con i saluti, salutare tutti, ringraziare, individuare i presenti in sala. Questa è una cosa che possiamo evitare e possiamo andare direttamente a quello che è l'argomento. Mi dicono che il professore Pomino è arrivato. Intanto vi pregherei, se non c'è nessuno che ha necessità, perché dare veribilità ai nostri dati, di silenziare i telefoni, perché, ma anche se avesse la reperibilità in ospedale, il telefono mi può mettere con la vibrazione invece che con la suoneria. Questione di un attimo, adesso il professore Pompino arriva, cominciamo intanto. Volevo dirvi che il professor Laghi è arrivato con, nonostante venisse da poco lontano, è arrivato con tanto anticipo. Però
è arrivato con anticipo, ma ha avuto una lunga conversazione con il vescovo che era il suo padre. Sì, con cui io ho lavorato per tanti anni, ho fatto corsi prematrimoniali, abbiamo molto, siamo stati felici per Sua Eccellenza, ma siamo stati molto addolorati della privazione. Della... Dicevo, io casa mia tra l'altro è adiacente alla chiesa di San Girolamo, che è la mia parrocchia, dove era Don Franco, per Sua Eccellenza, e diciamo, dato che facciamo vita di comunità e quindi anche insieme all'allora parroco, attualmente vostro vescovo, ho fatto dei corsi prematrimoniali con Sua Eccellenza e devo dire che è una persona, vabbè, voi l'avete verificato, lo conoscete, è una persona veramente, diciamo, di grandissime qualità, non è che devo riconoscere io. E quindi ritrovarlo è stato per me una gioia grandissima. Io ricordo, così copriamo altri 30 secondi, ricordo che ero, quando ho saputo che era stato nominato vescovo, ero a un congresso in Australia e gli ho telefonato con un piacere e una gioia immensa, proprio avendolo saputo via internet, eccetera, e niente, poi con un po' di dispiacere, perché tra l'altro lui ha vivacizzato e vivificato proprio la parrocchia, tutta la nostra parrocchia, e facendo delle cose molto molto importanti, sia di promozione sociale, oltre che, diciamo, di organizzazione e è veramente una persona di grandissima qualità. Grazie. Allora, il professore Bombino è arrivato. Cosa ci fanno insieme la pastorale sociale del lavoro, l'osservatorio Italia Nostra e un comitato per la difesa dell'ambiente, salute e beni comuni? Non un summit come ha titolato il giornale locale, ma un incontro per fornire delle informazioni e creare un dibattito, stimolare un dibattito, anche se possibile, sulla povertà energetica, perché sapete che noi sappiamo che esistono tante povertà, ma esiste anche la povertà energetica, tant'è vero che c'è un banco dell'energia che in provincia di Reggio Calabria sostiene già 116 famiglie pagando le bollette per l'elettricità e per il gas con circa 600 euro ciascuno. Oggi le parole più usate sono eco, green, transizione ecologica, sostenibilità, ma forse diventano termini mal usati e non sostanziali. L'energia rinnovabile è sempre l'energia pulita? Pulita in tutti i sensi, naturalmente, non solo dal punto di vista ecologico. Produrre di più o consumare meno, questo è un dubbio amletico. Vediamo cosa dice un ambientalista. Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente quello economico arriva a prevalere sul bene comune, a manipolare l'informazione per non vedere colpiti i suoi progetti. L'alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro interessi immediati. Così ci si potrebbe aspettare solamente alcuni proclami superficiali, azioni filantropiche isolate e anche sforzi per mostrare sensibilità verso l'ambiente, mentre in realtà qualunque tentativo delle organizzazioni sociali di modificare le cose sarà visto come un disturbo provocato da sognatori romantici o come un ostacolo da eludere. È cresciuta la sensibilità ecologica delle popolazioni, anche se non basta per modificare le abitudini nocive di consumo, che non sembrano recedere, bensì estendersi e svilupparsi. E quello che succede, per fare solo un semplice esempio, con il crescente aumento dell'uso e dell'intensità dei condizionatori d'aria, i mercati, cercando un profitto immediato,
stimolano ancora di più la domanda. Questo ambientalista è Papa Francesco nel Laureato Sinu. Facciamo, io preferirei che vi spostasse tutti e due perché vorrei che vedesse queste immagini prima e dopo possiamo o utilizzare questo microfono oppure tornare. Guardate, questo passo tratto da Luis Sepúlveda, la felicità. Cioè, nella tua vita avrai molti motivi per essere felici. Uno di questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, un altro ancora si chiama sole ed arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Questo augurio, tratteggiato da Luis Sepúlveda, purtroppo non può essere più rivolto ai 35 minori morti nel naufragio di Steccato di Cutro o a tutti gli altri bambini che sono morti e muoiono ogni giorno in conflitti insensati in un mondo che sembra ormai aver fatto l'abitudine a questa negazione di futuro. Crediamo che anche un solo momento di raccoglimento prima di cominciare sia opportuno. Walter Benjamin diceva che l'arte ha il compito di risvegliare le coscienze. Noi aggiungiamo anche la strage degli innocenti. Però una cosa bisogna dirla,
Giuseppe Bombino è stato presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte ed è riuscito a portare il Parco Nazionale dell'Aspromonte nella rete dei geoparchi dell'UNESCO. La salvaguardia dell'ambiente diventa principio costituzionale. È entrata in vigore il 9 marzo del 2022 la legge costituzionale 11 febbraio 2022 numero 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione. L'articolo 9 si attacca alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Prego, professore. E accesso. Bene, innanzitutto buonasera a tutti e devo primamente scusarmi con voi per il ritardo con il quale mi sono presentato a questo importantissimo appuntamento, ma c'è una parte della nostra piccola umanità che merita la nostra solidarietà, il nostro rispetto, che in questo momento sta avanzando delle istanze sulla 106 e per tale motivo questa istanza si è tornata in una protesta che genera qualche disagio per chi si svolge in altro. Ma questo è più vicino. Ecco, non so quanto abbiate sentito, ma avevo rivolto una parola di solidarietà per chi in questo momento, attraversato dal disagio, sta protestando sulla 106, ragione per cui io sono giunto qui con qualche minuto di ritardo. E sinceramente rimango anche un po' colpito, Arturo, non mi attendevo questa moltitudine, non mi attendevo di questa sala, la sua architettura, e non mi attendevo sinceramente neanche di dover essere attraversato dalle emozioni che hai voluto consegnarci facendoci vedere alcune immagini bellissime, a me molto care, che forse oggi possono essere sgarrate da qualche azione, diciamo, non proprio prudente, non proprio illuminata, ma penso che su questo nel corso della serata potremo ritornare. Beh, mi vengono poste due domande sulla importanza della biodiversità anche per la nostra stessa esistenza. Beh, questa domanda in realtà mi dà l'opportunità di ritornare un attimo con la memoria, sperando che sia una memoria collettiva, sono certo che lo sia, a quanto ci è occorso poco tempo fa. Ecco, attingerò a questo aneddoto per spiegare l'importanza della biodiversità e perché essa sia vitale per noi. E mi riferisco alla emergenza planetaria che abbiamo attraversato a causa del virus, la pandemia. Ebbene, io penso che ci provenga un grande insegnamento da questa grande afflizione che ci ha colpiti. E l'insegnamento è innanzitutto la consapevolezza di un fallimento. La specie umana ha sostanzialmente fallito. Ha fallito nella misura in cui negli ultimi 150 anni ha prodotto tanti e tali di quei guasti alla nostra casa comune.
per cui essa stessa specie che ambisce a regolare e a dominare è messa a rischio. La pandemia ce lo ha insegnato in maniera molto, molto prepotente. E penso che piuttosto che i virologi, piuttosto che in sede sanitaria, questo dramma avrebbe dovuto essere affrontato in una sede come questa, per cercare di comprenderlo in una forma più chiara, più rotonda. Io non ho sentito né veduto in quei due anni di delirio intervenire un teologo, intervenire un ecologo, intervenire un filosofo che potesse spiegarci perché un virus che è evidentemente la parte terminale del problema potesse colpire in maniera così virulenta, appunto, la nostra specie, la nostra umanità. Dunque, la spiegazione che ci è stata offerta è una spiegazione utile, parziale, una spiegazione che secondo me è distante rispetto al ragionamento che noi vorremmo condividere. Abbiamo semplificato, abbiamo banalizzato l'ecosistema, lo abbiamo addomesticato e abbiamo pensato a un certo punto che noi fossimo i soli a poter decidere di un equilibrio che in realtà è antecedente a noi. Abbiamo immaginato di pulire il mondo come uno scarpuzzino, spazzando gli angoli, eliminando specie che per noi potevano essere più o meno importanti, più o meno dannose. Ma per quanto noi si possa fare pulizia, per quanto noi si possa attuare un presunto ordine che risponda alle nostre esigenze, sappiate che rimane sempre in un angolo buio un essere vivente, invisibile, che può rivelare una forza sconosciuta. E quanto noi più riduciamo la biodiversità, tanto più la distanza tra noi e questo essere invisibile si accorge. Di tal che esso possa venire a contatto con una specie che non aveva mai veduto prima, la specie umana. Dunque immaginate un essere vivente, un microbo, un germe, che vive in una parte ancestrale del pianeta, nella parte più remota del pianeta, che si è coevoluto con tante altre specie che nel frattempo sono state eliminate, che a un certo punto entra a contatto con una nuova specie. Beh, mi pare di capire che questo contatto possa essere non felice. Fuori metafora è quello che è successo. È successo che noi abbiamo ridotto distanze, ci siamo avvicinati in luoghi che non avevamo mai frequentato, in cui c'erano esseri viventi con cui non eravamo mai entrati in contatto. E semplificando l'ambiente, cioè eliminando il filtro tra noi e quello
quella stanza buia, remota, lontana, abbiamo creato le condizioni perché questo potesse tramutarsi in un dramma. Immaginate cosa succede in alcuni continenti, mi vengono in mente alcuni distretti del Brasile, in cui pezzi di foresta vengono eliminati e all'interno di essi una moltitudine di esseri viventi che edificano la biodiversità vengono eliminati, perché deve avanzare il consorzio umano, perché devono avanzare le città, devono avanzare le metropoli. Accade che a un certo punto la metropoli entra, penetra all'interno di un ambiente talmente primordiale, ma capace di esprimere queste potenze ancestrali che apparvero sulla Terra molti milioni di anni prima. Possano decidere di attaccarci. E allora nella conservazione della biodiversità c'è, diciamo, una strategia di conservazione anche della specie umana. Banalizzo sperando di non offendervi. Questo che noi stiamo formando è un piccolo ecosistema. È una casa comune, diciamo. Siamo tutti qui raccolti, ma c'è una sola specie presente. La specie umana. Immaginate che da quella finestra entri un germe. E cosa vede questo germe? Vede una densità di popolazione. Vede questa popolazione vicina, siamo tutti prossimi, tutti vicini, tutti attaccati. E si dà il caso che l'unico obiettivo vitale di questo genere sia quello di replicarsi, e replicarsi il più velocemente possibile, per sopravvivere. Beh, se in questa casa comune c'è una sola specie, le probabilità che questo germe attacchi noi sono altissime. Ma se in questa casa comune non ci fosse soltanto la specie umana, ma ci fossero diverse specie di piante, vegetali, animali, a quel punto, se anche una specie tra queste soccombesse, tutte le altre potrebbero garantire una continuità dell'ecosistema. Ho detto in premessa, spero di non averti offeso con questa esemplificazione, con questa banalizzazione. Ma non intendo spiegare la biodiversità in altri termini se non con dei termini emozionali, sentimentali, suggestivi. Non sono qui, evidentemente, immagino che Arturo non mi abbia invitato qui per fare del nozionismo accademico. Ma io penso che possa, nella sua semplicità, rappresentare un esempio ispiratore per capire che più siamo, più diversi siamo, più reciprocità c'è, più alterità c'è e più aumentano le probabilità che la casa comune possa ospitare al suo interno qualcuno.
che c'è stata la modifica di due articoli della Costituzione. Adesso andiamo a vedere l'articolo 41 che è stato modificato perché sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Dice: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Noi proprio in questi giorni abbiamo assistito a quell'incendio che c'è stato a Valencia, si sono incendiati i pannelli con cui avevano fatto il cosiddetto cappotto termico. Noi abbiamo incentivato il cappotto termico nelle abitazioni perché così risparmiamo energia, però finisce che spendiamo di più in salute, perché le nostre abitazioni che vengono completamente isolate dall'esterno accumulano il gas radon all'interno, e il gas radon è la seconda causa di tumore al polmone. Per cui stiamo attenti anche quando programmiamo determinate cose. Uno spiffero, così come c'era una volta nelle nostre finestre, è uno spiffero salutare. Si può stare in casa con un maglione in più e con il riscaldamento tenuto a un livello accettabile. Ci capita spesso di andare in pubblici uffici o anche negli ospedali a vedere i riscaldamenti a tutto volume e le finestre aperte, ma non perché sono aperte per evitare che ci sia la concentrazione del gas radon, sono aperte perché non sopportano quel calore con una spesa economica eccezionale. Ma questo devo dire che succede in una situazione privata, perché a me capita spesso di andare in qualche casa dove ci sono 27-28 gradi quando all'esterno ce ne sono 12-13, ed è una cosa che non è assolutamente salutare. Passiamo a un altro argomento che ci introduce a un'altra delle energie rinnovabili. Noi in Calabria abbiamo esempi, guardate, di mulini ad acqua e di fattoi, di acqua ne abbiamo in abbondanza, anche se passa che la Calabria è una regione assetata. Questo addirittura il mulino Cinino a Mammolo è un mulino che ancora funziona, si può andare a macinare il grano o anche altre granaglie. Questa è una saetta di mulino idraulico ad Arco Vecchio, un frantoio meraviglioso, frantoio idraulico a Cimenare, sede anche di un museo, che è stato donato da una persona che in sala al comune e il comune lo ha restaurato. Questa è un altro, una pressa di un frantoio idraulico sulla Fiumara Lunga. E qui c'è una centrale idroelettrica del 1912. A Bivongi è stato uno dei primi paesi della Calabria per l'elettricità, perché i cittadini con una sorta di azionariato hanno creato questa centrale elettrica che adesso è stata abbandonata e anche vandalizzata. Qui invece abbiamo l'immagine di una piccola centrale idroelettrica realizzata a San Vitale dal consorzio di bonifica al Coglione Vicino. Dottor Draghi, l'energia idraulica che importanza ha avuto e quanto potrebbe avere ancora oggi nelle nostre attività? No, nel senso che dunque, io ho preparato buonasera, sono Ferdinando Draghi, sono un medico, ho fatto per 20 anni il primario ospedaliero a Castrovillari in medicina, ma mi occupo da circa 30 anni dei problemi ambiente e salute correlati. Il degrado ambientale determina sempre e comunque danni alla salute, oltre che all'economia. Sono stato presidente di questa associazione internazionale che si chiama ISDE, Medici per l'Ambiente, presente in 25
nazionale di questa associazione. E per quanto riguarda questa specifica domanda, anche se poi è inserita l'aspetto idraulico anche nella mia presentazione, in realtà, ringraziamenti, grazie a voi che così numerosi ci onorate della vostra presenza e speriamo che ve ne andiate contenti delle cose che avete ascoltato sicuramente e spero anche di quelle che ascolterete. Grazie ad Arturo dell'invito in questa bellissima sala, tra l'altro come ho detto prima che mi ha permesso di rincontrare il vostro vescovo, mio passato sacerdote. Dicevo, per quanto riguarda l'idraulico, l'energia idraulica in Calabria è uno degli scandali nazionali, cioè fino al 1950 la maggior parte della produzione di energia elettrica in Calabria era di tipo idraulico, che era ed è una modalità di produzione energetica assolutamente compatibile con l'ambiente. Dal 1950 in poi, per decisioni politiche, si è deciso di shiftare, di cambiare e passare dall'energia idroelettrica, diciamo così, all'energia termoelettrica, che è quella che invece dà un grandissimo impatto ambientale e che è alla base. Poi ci sono i negazionisti, come ci sono quelli di terrapiattisti che dicono che la terra è piatta, ci sono quelli che dicono che i processi di combustione di origine antropica non c'entrano con i cambiamenti climatici, che sono il principale problema dell'agenda internazionale, però in realtà l'IPCC, cioè il massimo organismo internazionale, il maggiore organismo internazionale, ci dicono che i cambiamenti climatici sono direttamente collegati con le combustioni di origine antropica, cioè noi bruciamo non soltanto, guardate come il malaffare e come la politica possa intervenire negativamente sul destino della razza umana. Cioè le combustioni di origine antropica, cioè il fatto, la combustione, c'è una diapositiva di questo, è di per sé una cosa negativa, no? Perché ogni processo di combustione immette gas climalteranti in atmosfera e immette prodotti tossici e cancerogeni. Allora, chiaramente la fonte maggiore sono i combustibili fossili, però anche i rifiuti, le biomasse, cioè mi pare possibile che qua bruciamo boschi e foreste che sono i nostri maggiori alleati di contrasto per i cambiamenti climatici e per l'emissione di ossigeno all'atmosfera e il recupero della CO2 che è un gas climalterante, diciamo, noi li distruggiamo invece di graziarli per produrre energia elettrica. E siamo veramente al paradosso. Perché succede? Perché le biomasse sono considerate fonti di energia rinnovabile, non lo sono, perché mentre è rinnovabile il sole che sorge ogni giorno, o il vento che soffia sempre, o le maree che si muovono ogni giorno, per fare un albero grande, che non è equivalente a 20 alberi piccoli, molto diverso, ci vogliono 20 anni. Quindi come si fa a denominare rinnovabile? Però questa cosa è passata, quindi viene finanziata in maniera scandalosa, ed ecco che a questo punto ci sono tanti prenditori, tanta gente che per fare soldi farebbe qualsiasi cosa e tranquillamente avvia la nostra razza umana all'estinzione, brucia queste cose. Se domani, oggi è sabato, se lunedì sospendono i finanziamenti, gli incentivi pubblici alle centrali a biomasse, scandalo incredibile, se li sospendono, martedì le spengono tutte, perché è un tipo di energia che non si regge economicamente ed è di natura unicamente speculativa. Questo per rispondere alla domanda. Se vuoi andare avanti? Sì, perfetto. Ho pensato che Claudio, io finisco ancora troppo di aspettare. Comunque volevo dire una cosa, io ho omesso di presentare il dottor Draghi, perché lui mentre
io si è letto la presentazione che avevo preparato per lui, che era breve, breve, e la ripeto. Quindi, ma andiamo avanti. No. Ah, allora, quindi io parlerò di scelte energetiche, impatti su ambiente, salute e legalità, perché in Calabria poche cose non hanno a che fare con la legalità. Cominciamo col dire che la nostra salute, forse stupirà qualcuno, dipende dall'accesso ai servizi sanitari per il 15%. Avere buoni medici, buoni ospedali, buoni servizi sanitari pesa sulle nostre condizioni di salute per il 15%. Tutto il resto è collegato alle cose che vedete, cioè il segreto è sempre quello di scegliersi buoni genitori che ci diano un buon patrimonio genetico, però anche come campiamo, quello che mangiamo, quello che beviamo, se facciamo sport, eccetera, è importante, così come è importante il livello economico. Le persone ad alto reddito hanno minori rischi, diciamo, per la salute, così come l'istruzione. E le persone più istruite hanno maggiore difesa per la propria salute. Tra questi ci sono i determinanti ambientali di salute. Quanto pesano? Ma pesano parecchio. Se voi vedete, questi sono dati della Lancet Commission, che praticamente ci informa nel 2017, sul dato 2015, che 9 milioni di persone all'anno al mondo perdono la vita in rapporto proprio all'inquinamento ambientale. Se poi parliamo dell'inquinamento atmosferico, pensate, il 91% della popolazione mondiale respira aria inquinata, e questo comporta una prevalenza di 7 milioni di persone l'anno. Chiaramente sono sempre le fasce più deboli, le fasce fisicamente meno resilienti, quindi i bambini, gli anziani fragili e così via. E in questi giorni è la polemica, voi forse avrete visto, del fatto che Milano sarebbe la terza città più inquinata al mondo. Probabilmente è un'esagerazione, ma certamente non è un'esagerazione che in Europa l'Italia è il paese che ha la più alta prevalenza di persone in rapporto all'inquinamento atmosferico. Circa 70.000 persone ogni anno muoiono in Italia per la qualità dell'aria. Allora, questa è la situazione di oggi. Domani che cosa ci aspetta? Siamo abituati a pensare che daremo ai nostri figli un mondo meno salubre. In realtà la situazione è molto peggiore, nel senso che l'esposizione genitoriale a un ambiente inquinato determina, appunto, nei genitori delle alterazioni dette epigenetiche, che sono immediatamente trasmissibili alla prole. Quindi questi bambini che nascono da genitori, diciamo, inquinati hanno delle modificazioni immediatamente, di solito i cambiamenti genetici prendono centinaia o migliaia d'anni per manifestarsi, invece qui basta una generazione, genitori inquinati, bambini inquinati. Quei bambini inquinati da adulti saranno persone con un maggior rischio di malattie cronico-degenerative, cioè tutti pensano al tumore, certo, cancro, ma anche ipertensione, diabete, obesità, Alzheimer e quant'altro. Vedete, tutte patologie che sicuramente voi conoscete o di cui avete sentito parlare. Quindi è veramente paradossale, visto che Arturo già sul tavolo l'enciclica Laudato Si, in una delle versioni che ho anch'io. Quello è un libro dove ci sono tutte le domande e tutte le risposte, c'è nella prima e nella seconda parte. E non è necessario, io sono cattolico, l'ho detto prima, non è necessario essere cattolici per apprezzarlo e per capire la profondità di quel testo. Quindi è veramente paradossale pensare che se la nostra casa comune, come ha detto il professore chiaramente riferendosi a questa espressione di Papa Francesco, se la nostra casa comune è malata, noi ci possiamo mantenere in buona salute, del tutto illusorio.
E facciamo un passo avanti con questa breve premessa: il problema dell'energia. Il problema dell'energia è un problema serio. Voi vedete a sinistra il globo, il planisfero per la verità, illuminato in una notte del 2007, e vedete come sarà la proiezione del 2030. È del tutto evidente che andiamo verso un'epoca che è sempre più energivora, che possiamo dire. E pensate che negli ultimi 100 anni il consumo di energia è aumentato di 37 volte a livello planetario, quindi c'è una corsa nella produzione di energia. E questo è in controtendenza rispetto alla quantità di combustibili fossili che sono disponibili, di cui ormai già ci siamo inoltrati nella riduzione fino alla scomparsa più o meno in tempi non ere geologiche, ma in tempi quasi umani, e a questa minore disponibilità cosa si accompagna? Si accompagna il fatto che la proiezione di utilizzo di fonti fossili è previsto in aumento, cioè noi chiudiamo gli occhi sul fatto che sono fonti che si stanno esaurendo, diciamo no, ce ne servono di più per il futuro. E che qui avrei altre 12 diapositive, ma ve le risparmio. Che cosa abbiamo studiato? Abbiamo studiato una modalità più aggressiva di estrazione di combustibili fossili, quindi il fracking, cioè quindi diciamo la rottura di faglie sotterranee, oppure che danno delle conseguenze ambientali bestiali, oppure dei pozzi sempre più profondi che poi vanno a finire come la tragedia della Deepwater Horizon diciamo di qualche anno fa nel Golfo del Messico, il cui bilancio non solo di vittime, che fu all'epoca quando scoppiò quel pozzo rilevante, ma economiche ancora oggi. Di questa vicenda, che risale ormai a 20 anni fa e oltre, non si sa quale sia la ricaduta negativa economica. Quindi tutelare l'ambiente, come io sono convinto, non significa soltanto tutelare la casa comune e quindi la salute, ma anche uno sviluppo economico serio, fondato e prospettico. Allora, dicevo, minori combustibili fossili, minore disponibilità, maggiore richiesta. E come ho detto prima, ormai scientificamente c'è stato, come dicevo, un grande vantaggio, perché dietro questo ci sono risvolti economici colossali, di questo negativismo per dire no, non c'entra niente le attività umane. Ormai è pacifico che i cambiamenti climatici, che sono oggi il primo punto dell'agenda internazionale, perché mettono in forse, guardate, non la sopravvivenza del pianeta Terra, dice dobbiamo salvare il pianeta Terra sta girando tranquillamente da circa 5 miliardi di anni, ne durerà altri 4,5, dopodiché si avvicina troppo al Sole e verrà bruciato. Quindi è un modo probabilmente per scotomizzare un rischio di specie. Noi non stiamo rischiando la salute o la pelle della Terra, stiamo rischiando la sopravvivenza del genere umano su questo pianeta. Ora, facciamo un altro passo avanti sulla potenzialità, e sottolineo potenzialità, cioè quello che ci potrebbero dare le fonti rinnovabili. Vedete a sinistra quella serie di cubi per cui il cubettino piccolo in basso a destra è la quantità di energia attualmente prodotta al mondo. Come vedete, tutti quegli altri cubi, fino al cubo assai grande che li comprende tutti, che è quello dell'energia solare, vedete come ognuna di queste energie alternative potrebbero tranquillamente, se sfruttate fino in fondo, supplire
alla mancanza di combustibili fossili. Vedete come tutte insieme, armonicamente e intelligentemente utilizzate, renderebbero i combustibili fossili del tutto inutili. Perché non si fa? Non si fa, ripeto, per gli enormi interessi colossali che sono collegati alle produzioni energetiche. Allora, quindi la risposta è forse energie rinnovabili sempre e comunque? Non esiste nella vita, io credo, di ciascuno di noi l'idea del bianco e il nero, questo o una cosa o l'altra, ma verrebbe da dire ci sono tante sfumature di grigio, nel senso che in questo caso non è tutto oro quel che riluce. Per esempio, come dicevo prima, le centrali a biomasse distruggere i nostri amici alberi per bruciarli, peggiorare i cambiamenti climatici, fa parte teoricamente di un intervento attraverso le energie rinnovabili, che poi danno luogo, visto che c'è il professore, già presidente di un parco nazionale, per dar luogo per esempio a questo scandalo, altro scandalo internazionale, la centrale del Mercure nel parco nazionale del Pollino, cioè una centrale di 41 megawatt che ogni anno brucia 350.000 tonnellate di alberi per dare una quota risibile di energia neanche alla Calabria che va via, ma che comunque è uguale. Io mi sono fatto i conti più volte perché non ci credevo io stesso. Noi distruggiamo un patrimonio unico, aggrediamo la biodiversità del parco, facciamo questa cosa scandalosa che è nota in tutta Italia e in tutta Europa, perché per produrre lo 0,0002% dell'energia prodotta in Calabria. Cioè due decimillesimi dell'energia prodotta in Calabria si concretizzano in quello scempio, in quello scandalo internazionale, che personalmente siamo come gruppo, come attivisti, eccetera, stiamo tampinando dal 2002. Riusciremo a portarla in chiusura prima o poi. Allora, adesso entriamo nel core di questa chiacchierata, cioè l'energia eolica. Allora, l'eolico, come dicevo prima, sfumature di grigio, conoscere per scegliere. Noi dobbiamo sapere di che cosa ci viene proposto. Non esiste la proposta salvifica e totalizzante. Esistono tante modalità di aggredire il problema energetico, ognuna si va pesata e va valutata nei pro e nei contro. Cerchiamo di capire quali possano essere i contro delle energie eoliche, dato che di questo parliamo stasera. Innanzitutto ci sono i cosiddetti rischi per la fauna. Devo dire a onor del vero che di questo si era fatto un gran parlare inizialmente. I rischi per l'avifauna, cioè per gli uccelli che si vanno a triturare nelle pale, è stato un po' enfatizzato. Rimane comunque un problema, quindi un problema che va messo nel dare avere, nel dare, cioè nei problemi collegati in ogni caso, anche se non principali, al problema dell'eolico. E tant'è che le associazioni che si occupano di avifauna, la LIPU in particolare, ha fatto una mappa, per evitare le aree sensibili per gli uccelli, perché comunque non necessariamente devono essere triturati dalle pale, ma rappresentano comunque un problema per l'avifauna. E addirittura, voi vedete, proprio c'è una lista delle 10 specie di uccelli terrestri o marini che sono danneggiati dalla presenza di queste pale, che fra l'altro sono sempre più mastodontiche, si arriva addirittura quasi a 250 metri, quindi non è esattamente un giocattolino. Poi affrontiamo, ovviamente, io faccio il medico, mi interesso soprattutto dei problemi sanitari. C'è l'effetto, ecco,
sembrano delle cose non, di non particolare rilevanza, però provate alla fine a fare l'addizione e vedete come alla fine, ecco, anche questo è un tipo di energia che va considerata, ma che va considerata per il pro e per i contro. C'è l'effetto Fingering, cioè quando le pale di, diciamo, di una dell'elica di un impianto si pongono fra l'osservatore e il sole, naturalmente determinano una progressiva sole-ombra, secondo i come girano le pale, che anche se a livello conscio può sembrare una cosa non particolarmente disturbante, invece no, nel lungo periodo possono determinare anche problemi, diciamo, è un disturbo continuo che può disequilibrare il nostro organismo, che è formidabile, che però ha bisogno invece di un equilibrio il più possibile stabile. Poi, sempre parlando sull'impatto sulla salute, i campi elettromagnetici, anche questo è molto sottostimato, perché uno pensa che la pala sta là e poi in qualche modo dà energia. No signore, cioè l'energia prodotta dalle pale deve essere naturalmente veicolata agli elettrodotti di trasporto, quindi è un'energia che viene lì prodotta, che fluisce e che arriva all'elettrodotto di trasporto. La presenza di corrente elettrica in maniera direttamente proporzionale alla potenza di questa, di questa corrente elettrica determina inevitabilmente, quando fluisce, ma anche quando non fluisce, ma quando fluisce, quando produce, quindi manda, la presenza di campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici determinano dei disturbi che sono funzionali oppure organici, quindi quelli funzionali, cefalea, irritabilità, stanchezza cronica, insonnia, difficoltà di concentrazione, disturbi della libido, oppure anche problemi proprio fisici che si possono misurare, anche se quelli, chi ne soffre, chi per esempio soffre di cefalea di corrente, sa benissimo che magari non si può misurare, però è una brutta vita quella passata da un mal di testa all'altro, aritmie cardiache, dicevo le alterazioni organiche, aritmie cardiache, tumori che sono tumori del sangue, tumori solidi, tumori del sistema nervoso centrale e malattie neurodegenerative. Quindi ci sono degli studi, questi non sono degli allarmi, derivano da studi scientifici fatti in materia. Però le prossime due diapositive mi servono per puntualizzare una cosa che certe volte veramente risulta fastidiosa. E no, ma siamo nei limiti, e quindi voglio dire, cioè i limiti di legge. Allora puntualizziamo che cosa sono i limiti di legge. I limiti, perché qui io parlo da medico e parlo di salute. Allora, i limiti di legge per quanto riguarda la spesso salute sono tarati su adulti sani. Quindi anche questa volta ci vorrebbero, a onor del vero, i limiti di legge per i bambini e per le persone fragili. Ma quello che hanno una sensibilità diversa. Ma quello su cui voglio attirare la vostra attenzione è soprattutto questa diapositiva, cioè i limiti di legge non sono fatti per proteggere solo la salute, sono una sintesi di pressioni diverse, cioè certamente la salute viene considerata, ma vengono considerate anche le pressioni lobbistiche, affaristiche, vengono anche considerate le necessità occupazionali. Quindi, per esempio, i livelli, degli occupati in determinati settori, i limiti di legge, chi lavora, per esempio, lavoratori dell'Enel oppure di industrie elettriche, hanno dei limiti molto maggiori, limiti professionali. Quindi, per dire, benissimo, normalmente bisogna evitare
per la popolazione che si fumi un determinato livello. Se però tu ci lavori un po' di pazienza, devi essere abituato, tra virgolette, a sopportare livelli ulteriori, perché chiaramente altrimenti non puoi lavorare. Tra l'altro, l'aspetto sanitario non è che il legislatore si legge tutte le mattine che va a fare il PD in Parlamento, se legge Science o tutte le riviste scientifiche. Quindi non è infrequente, anzi molto comune, che succeda che i limiti di legge collegati agli aspetti sanitari nel tempo rimangono i limiti fissi, ma le acquisizioni scientifiche vanno avanti e ti dicono magari che quel limite di 5 anni fa che tu consideravi sicuro è magari 500 volte più alto di quello che oggi sappiamo dovrebbe essere. E non è che questo automaticamente faccia cambiare la legge, ma l'aspetto più importante, che molto spesso è scotomizzato, è l'effetto cocktail, cioè i limiti di legge per loro natura parlano di ogni singolo aspetto dei campi elettromagnetici, l'inquinamento aereo e così via. Ma la realtà non viene letta in maniera compartimentata, la realtà si offre con una miscellanea che è imprevedibile e che quindi non può essere codificata nelle leggi. Noi stasera qui siamo in questa bellissima sala, però è del tutto evidente che, dato che fortunatamente siamo in tanti, l'aria è un po' viziatella. Siamo tutti immersi in campi elettromagnetici, perché come vedete c'è la corrente, e magari se qualcuno di noi sta incubando un raffreddore è anche esposto a un rischio biologico. Quindi la risultante del rischio complessivo di salute è la risultante di queste tre cose, e questo non trova ricaduta, non può, perché la legge non può prevedere le infinite combinazioni a cui l'organismo può essere esposto. Ecco perché, qual è la risposta? A cosa dobbiamo mirare? Chi ci dice ma siamo nei limiti di legge? L'obiettivo di salute è quello di tenere più bassi possibile i livelli, anche molto al di sotto dei limiti di legge, e annullare le fonti inutili di inquinamento ambientale. E per esempio mi viene, ogni volta che dico questo, mi viene da pensare alle centrali a biomasse, che sono dannose e inutili nello stesso tempo. Tra l'altro ne approfitto per fare questo spot pubblicitario. Adesso anche in Calabria abbiamo su mia iniziativa e di altri, abbiamo fatto una legge sui campi elettromagnetici, quelli da stazione radiobasi, telefonini per capirci. È una legge importantissima, perché è una legge tra l'altro sicuramente la più avanzata in Italia, e che dà delle linee guida ai comuni per fare le mappe del proprio territorio e quindi decidere in rapporto a quello che la legge consente dove vanno messe le antenne radiobase per telefonia cellulare. Questa è una legge molto importante, perché io sono 30 anni che faccio vertenze territoriali, mi occupo di smaltimento dei rifiuti, infatti qualcuno ci siamo conosciuti per questo motivo, campi elettromagnetici e combustione di origine antropica. Dicevo, questo problema è un problema che è già serio ed è già sul campo da tempo, ma vedrete col 5G questo problema si moltiplicherà. Quindi chiedete ai vostri amministratori di mettere mano attraverso questa legge, perché adesso è possibile con tutte le indicazioni, a fare un piano di mappatura per ridurre le esposizioni. Non è possibile bloccarle, ma bisogna far andare insieme l'adeguamento tecnologico con la salute delle persone. Seguendo i dettami di questa legge, io credo che questo sia possibile. Torniamo all'eolico, la sicurezza. Certamente non si incendiano e non cadono una pala su due, però anche quello è un'altra cosa di cui bisogna tener conto.
nella valutazione complessiva se valga la pena o meno di promuovere la localizzazione di queste strutture. Ancora, dice, l'energia è come per dire che non è vero che c'è il bianco e il nero, ci sono sempre i grigi intermedi. Chiaramente, nell'utilizzo, e ne vedremo altri, ahimè, dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, diciamo, uno pensa, vabbè, la pala gira, muove l'aria e questo produce la corrente. Certo, però per girare ha bisogno di lubrificanti, ha bisogno quindi di sostanze chimiche che sono potentemente aggressive nei confronti dell'ambiente. E poi quando la pala arriva a fine vita, intorno ai 25 anni più o meno, o quello che è, tutta quella roba, e anche questo, dove va a finire? Come viene smaltita? In che modo ditte che poi magari sono nel frattempo decotte o peggio defunte e quindi non più reperibili si mettono, ci garantiscono che il paesaggio tornerà a quello che era, perché l'aspetto ambientale, come vedremo, non potrà comunque tornare come era. Quindi ecco, ci sono gas climalteranti, ci sono lubrificanti, c'è la necessità di uno smaltimento a fine vita che è tutto da verificare. L'impatto sulla salute, il rumore, la cosiddetta sindrome da turbina eolica, vertigini, mal di testa, nausea, offuscamento della vista, che è insonnia. Abbiamo fatto con amici che sono qua in sala qualche settimana fa un'iniziativa proprio a Mongrassano. Guardate, provateci, no? Quando andate a coricare, cioè, tra l'altro vi sconsiglio assolutamente di tenere il televisore come qualsiasi altro oggetto che funziona, cioè, nella stanza da letto, che è quella dove si rimane di più durante la giornata. Accendete una radio o un televisore nella stanza a fianco, che faccia rumore. Pensate a questa gente che convive, costretta a convivere con quel rumore cupo, diciamo profondo, veramente destruente, collegato con le turbine eoliche. Tra l'altro, qualche anno fa abbiamo fatto la presentazione di un libro di Antonello Caporale, che parlava proprio di un caso reale del credo in Molise, mi pare di ricordare, dove alla fine lo sbendurato, come dice il cazzo ridere, si suicidò proprio per questa, quell'impossibilità di sopravvivere a questo rumore. Cosa? Quello di Mongrassano, ecco, fortunatamente nessuno si è suicidato, ma guardate, parlando con queste persone, con questi amici, eccetera, veramente l'esasperazione di subire un torto, che non è un torto concettuale, è un danno alla salute, e non potere avere il ristoro che gli toccherebbe. Cioè, noi ci stiamo muovendo perché Arpacal, che ha già fatto un controllo e ha trovato i livelli di rumorosità più alti di quelli accettabili, cosa che non ha dato esito a nulla, non c'è stata nessuna conseguenza, se non una lettera dell'azienda che abbiamo provveduto, ci abbiamo messo dei pettini, sistemato il software, per cui non c'è stata nessun'altra verifica, ne avremo la verifica, l'avremo in un prossimo futuro anche abbastanza breve. Il rumore è un impatto via continuo di questo tipo veramente pericoloso. L'eolico in Calabria, tanto per cambiare, sì, ecco, anche questo, diciamo cose già viste, già dette, tutte le attività economiche sono a rischio di infiltrazione criminale, ma non solo in Calabria. Noi sappiamo che ormai, diciamo, la malavita organizzata va dove c'è il denaro, quindi morti sono migrati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ma laddove in Calabria c'è da guadagnare, certamente la criminalità organizzata non si tira indietro.
l'impatto ambientale paesaggistico. Questo credo sia attualmente l'elemento più dirompente, quello che fa muovere, a mio parere giustamente, i cittadini e i comitati, che, perché è un danno veramente gravissimo. Ora, l'impatto ambientale e paesaggistico com'è che si estrinseca? Cioè, la pala non è che arriva là volando, ci vuole una strada per, cioè, quindi, e dato che di solito si mettono sul crinale per pigliare meglio il vento, non ce ne sono strade, quindi già bisogna fare una strada che poi viene percorsa da mezzi pesanti e quant'altro, e c'è un importante consumo di suolo, perché voi capirete che una bestia di 250 metri magari deve essere ancorata fortemente al suolo. Non ho trovato, lo volevo mettere, altrimenti la rimessa che ho visto, non so dove l'ho memorizzata, un'immagine della gabbia di cemento e di ferro dove vengono ancorate le palle. Guardate, è una cosa impressionante, cioè davvero tu capisci la cementificazione, l'impermeabilizzazione del suolo, il consumo del suolo, che cosa significa guardando queste immagini. Quindi cementificazione, consumo del suolo, attività economiche persistenti. Dato che dicevo, io come medico ISCE mi interesso di advocati, cioè vado sui territori a parlare con le persone. Io ho incontrato questo dell'eolico in Calabria, è una storia vecchia ed è una delle, sono vertenze puntuali vecchie. Abbiamo incontrato degli imprenditori turistici, no? Che hanno dei posti da sogno che sono soltanto in Calabria e che a un certo punto si vedono spuntare questi funghi che oggettivamente danno un danno grave al paesaggio e quindi a tutte le attività economiche connesse. Per cui vedete come anche il rispetto della natura è una potente spinta all'economia. L'impatto ambientale paesaggistico, quindi, in aggiunta a quello che noi abbiamo visto, cioè c'è, di cui abbiamo parlato finora, c'è l'impatto visivo, abbiamo dei panorami spettacolari punteggiati da queste cose orribili, archeologico e turistico ne abbiamo parlato. E sembra, è quasi ironico, una amara ironia, quello che quando la Costituzione si cambia, tipo capo quinto della Costituzione, in maniera negativa per gli italiani, questa è una mia idea, no? E per cui ci vogliono portare al regionalismo differenziato che ci ammazzerà completamente dal punto di vista sanitario, dell'istruzione e comunque dello sviluppo, allora va bene. Quando invece ci sono articoli costituzionali che difendono e tutelano il paesaggio e quindi dovrebbero mettere qualche bastone fra le ruote a questi insediamenti, combinazione, le possibilità e le autorizzazioni si ottengono tutte. Allora, premesso tutto questo, che cosa c'è da fare? C'è da fare la cosa giusta. E qual è? Tante cose. Innanzitutto, voglio dire, sì, per questo io vi ringrazio tanto che siete così numerosi a sentire quello che abbiamo da dire. Perché per scegliere e per scegliere convintamente bisogna avere le informazioni e poi ognuno si gestisce e valuta come ritiene. Poi è necessario l'utilizzo ragionato delle risorse e adeguata programmazione. Non è accettabile che non ci sia un piano energetico delle rinnovabili calabresi che ci dica non soltanto dove non si possono mettere tipo i parchi e dove magari ce li mettono uguali, ma anche dove si possono mettere, perché altrimenti cioè l'imprenditore dove gli va, tanto si tratta di una speculazione, lo ribadisco,
E quindi c'è, nessun pezzo della nostra regione è fatto salvo da questo davvero eolico selvaggio. Il risparmio energetico, l'ha detto prima Arturo all'inizio, cioè, basterebbe programmare e veicolare la necessità di una riduzione. Io ho lavorato 40 anni nell'ospedale, anche nell'ospedale a Castruille a dicembre stavamo con le finestre aperte perché non si poteva stare, altro che raro. Innovazione scientifica e modifiche degli stili di vita. A questo, ecco, queste sono più dettagliate, quindi risparmio energetico, per esempio, trovate ragionevoli. Io sono abbastanza anziano per ricordarmi come una volta gli apparecchi elettrici li spegnevi o li accendevi, punto. Adesso voi trovatemene uno che non abbia il LED di preaccensione. Quel LED consuma molto poco, però moltiplicatelo per miliardi di LED in tutta Italia. E pensate che consumo inutile viene in questo modo fatto. Rinnovazione energetica scientifica, cioè l'idrogeno e quant'altro. Modifica degli stili di vita. Io apposta ci ho messo un troglodita con la borsa, perché una delle sciocchezze che più comunemente sento dire è non possiamo tornare all'età della pietra, nessuno lo richiede, ma se noi semplicemente riduciamo i surplus di consumi anche elettrici che non hanno nessuna ricaduta sulla nostra qualità di vita, noi risparmiamo una quantità enorme di energia e quindi possiamo fare ancora un ancora più adeguato investimento, diciamo, strutturale. Tra l'altro mi piaceva molto la frase di questo economista e filosofo: chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito è un folle oppure un economista. Questa corsa del PIL, no? Cioè, che deve aumentare, che poi noi ci siamo trovati un termine di misura che è demenziale. Il PIL aumenta se c'è una bella guerra che distrugge le case, che poi le devi costruire. Incidentalmente io sono fortemente fascista, sono contrario alla costruzione, alla commercializzazione, alla vendita delle armi che l'Italia fa attualmente, e intendo anche in questo con quell'estremista di Papa Francesco che la guerra non è mai, diciamo, una soluzione, la guerra è il problema. Detto questo, la corretta informazione. Qui ho preso un articolo che mi ha pubblicato il Manifesto proprio sul Monterosso Calabro, sulla stupidità di immaginare le pale eoliche in quel posto, tagliando migliaia di alberi, e quello di stasera. Questa è è advocacy, cioè ci scambiamo delle conoscenze, facciamo discussione e parliamo di cose che riguardano la quotidianità della nostra vita per andarci a casa a ragionarci. Vabbè, Ferdinando Lai ha detto delle sciocchezze per questo secondo me, oppure magari ha dato degli spunti sensati di riflessione. Allora, sempre per quella corretta informazione, qual è l'eolico? Io ho fatto altre cose in Basilicata, in altri posti. Io mi ricordo quando andavo per le prime volte in Basilicata, non si sapeva qual era il numero delle pale eoliche, ognuno le metteva come gli pareva. E anche quando abbiamo fatto la cosa, l'iniziativa a Mongrassano con Walter Fratto, che c'era difficoltà a essere sicuri del numero delle pale eoliche realmente censite. Dovrebbero essere circa 440 impianti attivi, 157 progetti, con una produzione energetica pari al 14% della produzione energetica calabrese, di cui adesso vi dico siamo alla fine, resistete qualche altro minuto. Ecco, corretta informazione per un'adeguata programmazione. Noi siamo in una situazione nella quale possiamo programmare con la massima tranquillità. Guardate com'è l'andamento, la linea grossa nera, no? No, c'era il
si scaricava. Allora, dicevo, questa linea nera è praticamente diciamo, quello che serve. Guardate, dopo un iniziato, ma parliamo degli anni 70, leggero deficit come l'andamento, tanto che adesso siamo praticamente al, nel 73 c'era un deficit leggero. Nel 2020 c'è un deficit enorme, pari praticamente a circa il 180%, quasi noi produciamo una quantità di energia tre volte quella che ci serve. E guardate, è giusto, c'è qualcuno che dice che serve, poi la possiamo esportare tutto qua, d'accordo, però uno, questo ci consentirebbe di spegnere tante centrali a biomasse, quindi che fanno danno e sono di natura speculativa, e ci permetterebbe di programmare con calma, senza nessuna fretta, dove tutta questa massa di gente che vuole fare energia dappertutto, e quindi senza avere un piano certo di riferimento, si potrebbe appunto intervenire in questo modo. Ancora una volta, partecipazione democratica come quella che facciamo stasera per difendere la salute ma anche la legalità, perché il malaffare appunto si accompagna con questi enormi quantità di denaro, e che quindi la cui effettuazione, la cui diciamo implementazione poi a terra determina rischi per la nostra salute, e qualche volta i diritti vincono. Diciamo, adatti siamo stati contentissimi che anche grazie, certamente non solo al nostro diciamo apporto, ma il nostro apporto, secondo me, quello di Walter, mio, diciamo, di tanta gente che ha lavorato su questa cosa, è servito, come in questo caso, a far capire o a proporre alla popolazione una serie di possibilità e di dati per cui magari la popolazione più vivacemente si è opposta a quello che era ed è un vero e proprio scippo dei propri diritti, appunto, di ambiente, legalità, salute, eccetera. Concludo con queste due diapositive. Uno, questo è Lorenzo Tomasi, ovviamente un gigante della medicina, della scienza e della filosofia, che è stato nostro presidente del nostro panel internazionale scientifico ISTE, è stato anche il direttore della IAT di Lione, l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, che è l'agenzia dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che diceva che praticamente i medici certamente hanno la massima responsabilità per la salute delle persone. Ma se ambiente e salute sono la stessa cosa, allora chiunque combatta per la salubrità ambientale e per la tutela dell'ambiente combatte per la propria salute e per la salute della propria comunità. Quindi medici e cittadini non medici uniti nella tutela della salute. E concludo con questa diapositiva che ritrae un altro mio amico carissimo, Vincenzo Migaletti, già presidente di ISTE Sardegna, ahimè scomparso, che sintetizza in una frase il senso di quello che vorrei, che vi ho proposto. Il diritto alla salute è il diritto di vivere sani, non quello di curarsi. Grazie. Il dottor Draghi nella sua esposizione ha anche parlato di centrali a biomasse dove si bruciano gli alberi. Io approfitto del fatto che ci sia il professore Bombino qui, e prima di tornare all'eolico vorrei che lui ci dicesse qualcosa a proposito invece di quegli alberi che si bruciano senza neanche produrre energia. Noi purtroppo abbiamo subito sia l'anno scorso che quest'anno, e poi ci allacciamo al discorso dell'eolico. Io sostengo che se vi è un rischio, il più alto dei rischi,
quanto noi ci si possa sforzare giustamente, legittimamente, per trovare soluzioni che coniughino le esigenze, le istanze che fino ad ora ci sono state rappresentate, beh, il rischio di incendi che cancellano in pochi istanti decine e decine di ettari, migliaia di ettari di bosco e di foresta, beh, io penso che quello dovrebbe valere tutta la nostra attenzione e tutta la nostra indignazione. Arturo, quello che è successo in Aspromonte nel 2021 non ha eguali nella storia di questa terra. E io non so quanti di noi siano consapevoli della dimensione e della portata dell'evento. Non tanto per quanto ha bruciato migliaia di ettari in tutto l'Aspromonte, alcuni migliaia di ettari all'interno dell'area protetta, ma cosa ha bruciato? Ha bruciato la foresta di Acatti. La foresta di Acatti è una foresta pluricentenaria, cioè una formazione, un complesso di alberi con una età molto, molto, diremmo, vetusta. Difatti rientra nel numero delle foreste vetuste. Ora, avere un bosco, una foresta di 500 anni, non è la stessa cosa che avere una pianta monumentale. Di quelle ce ne sono, distribuite sul territorio. L'albero campione d'età. Qui stiamo parlando di un intero bosco, con un'età media tra i 450 e i 500. 230 anni. E un'altra considerazione voglio sottoporvi, ed è la seguente: quando brucia l'Aspromonte, sappiate che brucia l'ultima foresta d'Europa, la foresta più a sud del continente, sotto di noi. Le foreste sono finite. Sotto di noi c'è la pianura liquida del Mediterraneo e poi il deserto. E non solo è l'ultima foresta d'Europa, ma è la prima foresta d'Europa. La madre di tutte le foreste. A proposito di cambiamenti climatici, noi veniamo fuori da un periodo che è stato l'altro ieri sostanzialmente. Quando diciamo 11.000 di anni fa, nella storia geologica del pianeta stiamo dicendo lo scatto di una lancetta d'orologio. L'Europa era coperta dai ghiacci, ma è rimasto un angolo remoto di questo spazio euro-mediterraneo, l'Aspromonte appunto, in cui parte di questa foresta si è potuta conservare. Dunque i ghiacci avevano soffocato ogni cosa meno che in Aspromonte. Finiti i rigori del freddo, una volta che le terre hanno cominciato a riemergere, beh, dall'Aspromonte è partita una migrazione di specie vegetali
che ha ricolonizzato l'Appennino e superato l'Appennino ha ricolonizzato il resto della nostra penisola e l'Europa. Ecco, dico queste cose perché dobbiamo essere consapevoli del patrimonio che noi possediamo. Le testimonianze di queste vicissitudini, anche climatiche, sono registrate peraltro in molti aspetti della foresta astromontana. Penso per esempio ad alcune specie di querce che ci suggeriscono qualcosa sull'adattamento degli eventi e cambiamenti climatici. Dunque sono dei testimoni che possono anche dare delle indicazioni importanti per interpretare l'epoca che stiamo vivendo, per anticipare la successiva, per apportare quei correttivi. Eppure noi mettiamo mano maligna a questi boschi. Ecco perché dico che non vi è pericolo più grande per la Calabria se non quello connesso alla scomparsa del suo manto forestale, perché in una regione così tormentata e geomorfologicamente così complessa, se scompare il manto forestale, oltre al danno ambientale ed ecologico, poi ci affliggerà un altro che è quello del dissesto idrogeologico. Ecco, voi comprendete dunque la portata di questo ragionamento. Invito pertanto anche su questo a prestare la massima attenzione. Io so che sono presenti in sala le intelligenze che mentre vorrebbero, e io spero che lo si possa fare, respingere gli attacchi al paesaggio attraverso un progetto obsoleto, sproporzionato, ingiustificato, irrazionale, che è quello dell'eolico fatto, così come temiamo, ci sia la stessa attenzione per salvaguardare questa foresta. È stato fatto più volte in questa serata riferimento a Papa Francesco. Beh, un cenno voglio anche io farlo per onorare questa personalità. Immagino voi abbiate letto la enciclica. E in essa che ci viene proposto è un punto di vista triplice, direi tridimensionale, verticale e orizzontale. Il rapporto con Dio, mi guardo bene dal entrare nel merito, c'è Don Tonino e mi censurerebbe, non sono all'altezza evidentemente. Il rapporto con la natura e il rapporto con l'uomo. Questa è la triplice chiave di lettura della enciclica, che è un fatto inedito, un fatto eclatante, che non si era mai registrato prima. Cioè approcciare al problema della casa comune con questa diversa prospettiva, che il rapporto uomo-uomo non si risolve se io non accetto un rapporto dialogico uomo-dio, uomo-natura, lo reputo un concetto di una altezza infinita. So che tu, Arturo, hai al cuore, ce l'ho anche io, la situazione, diciamo, del paesaggio. E noi abbiamo già un esempio fallimentare che è quello dei piani della Loppa. Un progetto di un parco eolico che non ha prodotto nulla. Il pianto eolico, professore, non chiamiamo più un parco. Il pianto eolico, sono d'accordo, bravo.
si capisce perché in questa Calabria, laddove si accorgono che ci sono cose che non funzionano, poi qui dovrebbero divenire la panacea. L'abbiamo vissuta più volte nella storia questo tradimento. Promisero un processo di industrializzazione quando altrove questo era già in decadimento. Promisero traiettorie di sviluppo quando altrove esse erano già fallite, e invece in Calabria sembrerebbe che debbano diventare degli atti di genialità da sfruttare. Bene, noi vorremmo che, oltre ad avere intelligenze, e approfitto per affetto e per diciamo conoscenza dell'attivismo e dell'attività che svolge, per salutare Valentino che sta facendo una battaglia su questo tema, direi che vorremmo anche politici all'altezza, cioè politici che siano in grado di immaginare per questa terra uno sviluppo che non sia banale. Io penso che i fattori della produzione noi ce li abbiamo tutti. Quel paesaggio, quella biodiversità tra le quattro in Europa, la natura, l'ambiente. Abbiamo anche questa retorica su cui abbiamo costruito grandi ragionamenti del bipolarismo montagna-mare, altura-costa, la tradizione, il nostro patrimonio storico, insomma una stratificazione di elementi che, messi in mano ad un imprenditore intelligente, sono tutti lì che si dispongono per formare la vera filiera produttiva della Calabria. Non si capisce perché questa filiera produttiva non debba partire e si produca invece, al contrario, un ragionamento che è sempre di tipo predatorio. E allora il richiamo è alla politica, alla responsabilità della politica, perché è la politica che deve immaginare ciò che ancora non è. È la politica che deve assicurare una visione a 20, a 30, a 50 anni. E io mi attendo che il politico abbia occhi anche per me, anche per chi ancora non è nato, e sappia vedere e programmare per una creatura che ancora non è neanche nella mente di Dio. E se vi è qualcosa che occorre conservare, e qui ribalto l'appello alla sala, sono i lineamenti di questo paesaggio irripetibile. Mi troverete in questa battaglia. Non voglio abusare più del vostro tempo, vi ringrazio per l'invito e spero ci possa essere una futura occasione. Grazie. Abbiamo cominciato un po' più tardi del previsto, però non possiamo non andare sull'argomento che stasera ci interesserebbe veramente affrontare. Apprendiamo con grande soddisfazione che l'impianto della Serra Cristo ad Acri è stato bocciato dalla conferenza dei servizi. Adesso noi abbiamo in questa vallata, la vallata del Novito del Monte Muto con il territorio di Egnana, c'è un progetto di una multinazionale che vuole impiantare 5 torri eoliche alte 200 metri e sventrare completamente quello che è un tratto del cammino basiliano che è stato finanziato dalla regione Calabria. E lì per arrivarci bisogna sventrare completamente una montagna per poter portare queste pale eoliche. La conferenza dei servizi per l'impianto di Egnana era stata indetta,
dopodiché è stata cancellata. Noi come ambientalisti abbiamo presentato delle osservazioni, naturalmente nessuno ci ha risposto, però la conferenza non è stata indetta. A questo punto vogliamo sperare che questo scelto non verrà fatto, che la conferenza dei servizi, se dovesse essere ripresentata, neghi il consenso, non dia il via a questa. Però ecco, questo è il territorio, non ci dilunghiamo perché l'avevamo. Noi abbiamo nella Locrida, abbiamo una paleolica che è stata installata da poco nella località Preari di Antonimina, e devo dire la verità che questa paleolica è arrivata quasi di sorpresa, perché essendo una pala che è inferiore al megawatt, ha utilizzato una procedura semplificata, una procedura semplificata che ha permesso che a cose fatte noi venissimo a conoscenza. Mi dispiace, c'era qui il sindaco di Antonimina che avrebbe sicuramente fatto un intervento, ma aveva una riunione di giunta ed è andato via. Adesso noi diciamo, alla luce delle considerazioni che abbiamo avuto dal professore Pompino e dal dottore Laghi, è veramente necessario che noi creiamo questi mostri, che se una civiltà futura dovesse arrivare, così come noi quando vediamo il sito di Stonehenge o le piramidi, diciamo non è possibile che l'abbiano costruito gli uomini, perché sicuramente ci saranno stati gli extraterrestri. Una civiltà che viene dopo di noi potrebbe dire sicuramente non sono stati gli umani, saranno stati degli extraterrestri arretrati che hanno lasciato questo sfacelo. Allora noi su questa cosa dobbiamo tenere duro e dobbiamo cercare. Questa di stasera era proprio un'informativa, perché di queste cose si parla poco e non si conosce, noi non conoscevamo esattamente tutti i rischi, anche alla salute che ci ha illustrato il problema. Ma poi mi viene da dire un'altra cosa, lui ha accennato al fatto che hanno una durata di 20-25 anni, dopodiché bisogna smettere. Allora io vi dico, avevo messo una diapositiva, questa è una piccola paleolica al centro visita dello zona che ha perso un'ala. Avevo messo una diapositiva per farvi vedere i due piloni che sono rimasti sullo stretto di Messina. Questi, quando è stato fatto il passaggio sotto il livello, diciamo sotto l'acqua dei cavi, è stata dismessa la linea aerea. L'Enel avrebbe dovuto smontare questi piloni. Che cosa ha fatto? Li ha regalati ai comuni e i comuni se li sono presi. Allora, che cosa succederà con queste pale eoliche quando arriveranno a fine vita e diventeranno ferraglia? Queste aziende che le stanno mettendo e che hanno capitali irrisori, 10.000 euro addirittura, senza dipendenti, hanno dovuto presentare una qualche fideiussione che è stata richiesta invece dalla mia amica per un progetto di 125.000 euro, deve impegnare la casa, deve impegnare la pensione. Invece questi se ne vanno e ci lasciano questa ferraglia, e poi chi la smaltisce? La smaltiamo sicuramente noi. Guardate, non voglio farla lunga, io su questo territorio ci vivo e ho deciso di tornare qui a vivere, e voglio vivere e vivere bene, per cui qualsiasi cosa facciano la faranno senza il mio consenso e senza il consenso di tutti voi, perché questa è una cosa che mi fa. Guardate, anche se noi è tarda, io credo che uno spazio anche a qualche intervento lo dobbiamo dare. Sì, ma interventi naturalmente
Tre minuti, mi dice Franco Martini. Tre minuti, a tre minuti facciamo. Allora, me l'aveva chiesto prima. Buonasera, io sono Giorgio, vengo d'asilo, ho una piccola fattoria dove faccio agricoltura e agriturismo. Io mi applauso veramente a questo evento, no? Organizzato bene, e il professore e il signore che hanno sottolineato dei problemi veramente seri. Io credo che affinché ci fosse solo un cambiamento, non bisogna vivere passivamente, come sicuramente può essere in gran parte attivisti e interessati al problema che è entrato la nostra parte. Ci dobbiamo cercare di moltiplicarci, magari cercare di informare le persone che non è giusto che la Calabria subisca questo veramente degrado di paleoliche quando noi già produciamo più energia di quello che abbiamo bisogno. Perché la Calabria deve prendere tutto? Poi un'altra cosa che volevo dire, no? A proposito degli incendi, magari sarà un altro intervento. La prevenzione, non si fa prevenzione, ogni anno arrivano impreparati, il fuoco arriva agli abitazioni, nei paesi, e nessuno fa prevenzione. Cioè, prevenzione. Ok, buona serata. E poi si è prenotato Walter Prato. E allora, nel salutare pure i presenti, devo congratularmi con il professore Laghi per l'ultima legge che è stata votata in consiglio comunale, in consiglio regionale, che ha il merito suo direttamente. Noi siamo, io Arturo, cioè, siamo i soldati dell'ambiente. Io da pittore vado negli angoli dove so che domani saranno tagliati gli alberi. E me li sto tutti, vedete un momento, per favore. Allora, a Siderno abbiamo i progetti famosi PNRR che si stanno realizzando, si stanno trovando alberi per la realizzazione di questi progetti. Allora ti domando, ma voi, la regione ed altri, state valutando i progetti come andrebbero valutati? Qui avviene un disastro ambientale, quello che si sta, poi voglio ringraziare anche i piccoli forestali che abbiamo noi negli anni, come si dice, demonizzati, se abbiamo la nostra foresta che aiuta, diciamo, l'Italia. Scusate, questo intervento mi permette di dire un'altra cosa, non per filarla, ma per fare informazioni. Il 7 di febbraio è stata pubblicata sul Burg la legge che ho proposto io, che sono interessato ovviamente a queste cose, sul verde urbano. Quindi che dopo 15 giorni, quindi adesso è pienamente operativa. Il verde urbano è una, no, il verde urbano è una delle cose. Io faccio una associazione che si chiama GUFI, Comunitario della Foresta Italiana, GUFI, eccetera, è una legge che serve a tutelare dallo scempio gli alberi e il verde che nelle nostre città, che adesso è molto più difficile tagliare. Quindi io invito chi volesse a dare un'occhiata a questa legge, che per esempio, se posso dire, quello che mi ha spinto è questa cosa pazzesca delle capitozzature. Le capitozzature non sono una modalità di potatura, sono un'aggressione alle piante che ne mette in forse la sopravvivenza, quindi il pericolo conseguente per le persone. Così come vedrete in tutta Italia, sappiamo questo scelto, vedrete, concludo, un altro dei motivi per cui nei centri urbani vengono tagliati gli alberi è che la proliferazione del 5G, quindi il collegamento con i campi elettromagnetici, dato che il 5G funziona con le cosiddette onde millimetriche che hanno una scarsa capacità di attraversare gli ostacoli,
Allora, tagliando gli alberi o capitozzandoli, mettendoli quindi a rischio di vita, si riesce a risparmiare sui soldi, delle potature, a utilizzare legname per centrare le biomasse e a consentire che ci avvelenino anche quei campi elettromagnetici. Adesso c'è la legge. Buonasera. Noi dovremmo raccogliere le sollecitazioni che ci vengono da questi importanti e utilissimi interventi di questa sera, ma dobbiamo farlo non soltanto in maniera ideale o emotiva, ma in maniera pratica. E in particolare, io riprendo una cosa che ha osservato il professore Pompino, noi, anche se questi sembrano tempi sfavorevoli al dibattito pubblico, all'azione politica dei cittadini, abbiamo il dovere di incalzare i nostri politici, cioè le persone che si sono assunte l'onere non di comandare, non di prendere il potere, ma di mettersi a disposizione per gestire il territorio in relazione a chi lo vive, agli abitanti. Ora, quello che ha detto il professore Pompino è molto vero, cioè in questo momento storico la politica sta gestendo l'esistente, sta facendo manutenzione della distruzione del territorio che viene perpetrata, come è stato detto stasera, per gli interessi economici. Ora è da un mese che un coordinamento regionale che è nato per mettere insieme tutte le realtà che stanno cercando di contrastare l'avanzata delle energie rinnovabili a scapito del territorio, perché queste energie rinnovabili con le comunità energetiche potrebbero essere fatte in armonia col territorio, sfruttandone le peculiarità. Quindi questa distruzione fa parte della mercificazione della natura, della finanziarizzazione della natura, a disposizione della quale si sta mettendo la classe politica. Questo appello che sta circolando da un mese, prodotto dal coordinamento regionale che cerca di contrastare questo triste fenomeno, è un appello che chiede di eliminare i grandi impianti dalla Calabria, c'è un carico eccessivo, quindi di modificare il piano integrato energia e clima che prevede ancora la possibilità dei grandi impianti. Chiede, come diceva il dottore Lati, una programmazione territoriale degna di questo nome, cioè in sostanza il ritorno al QTRP del 2010. Quindi che vada una braccetta, programmazione territoriale e programmazione settoriale energetica, non che vada una contro l'altra. E poi chiede che le comunità energetiche possano essere il cuore di questa programmazione energetica, come prevedono peraltro le indicazioni europee. Allora quello che chiediamo a ognuno di voi, cioè ognuno di voi si può fare portatore delle istanze che questo appello contiene. E già da un mese sta succedendo che, come questa sera, un'iniziativa molto opportuna è stata organizzata e la diffusione di quell'appello sta creando momenti di riflessione collettiva, momenti di informazione. Questa cosa si può moltiplicare, per fortuna stasera siamo tanti e noi abbiamo portato una quarantina di questi appelli, quindi chi si volesse fare portatore di questa richiesta al Consiglio regionale stasera lo può fare. E vi ringrazio per l'impegno in anticipo. Buonasera. Il professore Pompino ha un impegno e deve andare via. Naturalmente lo ringraziamo per questa riforma. Speriamo di organizzare ancora altre cose. Buonasera. Avrei 2 milioni di cose da dire, ma non abbiamo più di tempo. Mi preme in particolare dire una cosa. Quello che fa forza in questo momento è che non fa la politica, è proprio la società civile. Con Monte Rosso, per esempio, la disperazione di un avvocato che non riusciva a trovare 400 euro per fare il ricorso, spese vive nel ricorso. Con le associazioni, con le sezioni di Italiano 3-4 sezioni qua in tutto, che hanno riuscito a recuperare i soldi e quindi è stato fatto il ricorso e il ricorso è stato vinto. Lo scempio dei monti sopra Monte Rosso sono stati evitati. Ferdinando ha richiamato il
fatto che il rumore a Mongrassano è intollerabile, ma si è dimenticato di dire che uno dei due misuratori del rumore era posto dietro il muro del comune e le palle erano da una parte opposta, quindi la quantità di rumore misurata era decisamente più bassa e ovviamente questo osservato non è stato ancora preso in considerazione. L'impianto che è stato ripensato dalla conferenza dei servizi non è ancora finito, perché è probabile il discorso della ditta proponente. Però ho fatto un piccolo studio, lo studio era questo: il progetto dichiarava un abbattimento di 11 alberi, abbiamo fatto un minimo di conti e in quel posto, facendo strade, loro dichiarano 5 metri, non è vero, perché un rotore a 190 metri è 60 metri di lunghezza, una palla è 60 metri di lunghezza, ci vogliono come minimo raggi di curvatura di 90 metri. In un crinale di montagna un cratere di 5 metri non è sufficiente, ma prendendo i loro dati noi abbiamo calcolato che venivano abbattuti 17.000 alberi, non 11, in un bosco straordinario. Mi dispiace che il professor Bombino se n'è andato, questo è un dato che rischia di ripetersi in ogni impianto che noi andiamo a non contrastare nei nostri territori. L'ultima cosa che volevo dire, la palla di Antonimina ha un progetto semplificato, ma bisogna stare molto attenti sui progetti che non sono semplificati, perché se si riesce a portare a conclusione un impianto, ne arriveranno decine di altri impianti, per il semplice motivo che la procedura legislativa che ha permesso di costruire quell'impianto verrà replicata identica per decine di altri impianti. E quindi voi vi troverete con quello che io vedo da casa mia, io vedo 317 palle eoliche, che vi prego di credermi non sono affatto romantiche, perché sono 317 palle che hanno bisogno di strade, di collegamenti, di cavirotti, di fondazioni, che a secondo del terreno arrivano a 70, 80 e anche 90 metri di profondità. Ferdinando ha citato la forma di una fondazione, che sono tremende. Le palle di prossimissima generazione arrivano a 190 metri al morso e a 250 metri da punta dell'acqua. Una palla di questo genere si vedrebbe praticamente in metà della palla. Se voi mettete dentro 5-6 impianti eolici di questo tipo, la visibilità sarà quasi da quasi tutta la palla, soprattutto se sono in montagna. Notate bene, Antonimina, così come ospito Martina dall'altra parte, è il passaggio tra Ionio e Tirreno, tra popolazioni che hanno fatto la storia dell'umanità, i greci, i coloni greci, ma anche il monachesimo meridionale, sono quelli che hanno salvato la civiltà occidentale. Non ho tempo per spiegarlo, però è questo un po' nervoso da questo punto di vista. Mi rendo disponibile, se volete, se vuole anche la Presidenza. Io ho fatto una raccolta di foto abbastanza significativa, perché noi non ci rendiamo conto di che cosa effettivamente significa avere non un parco, un impianto eolico, ma decine di impianti eolici. Ogni impianto, noi Calabria abbiamo 1572 pale eoliche censite, ma non esiste il catasto delle pale eoliche. Se voi dite dove sono le pale, la regione Calabria non lo sa. E se voi chiedete ma quali sono i dati di progetto perché voi realizzate queste pale, perché le realizzate qui in Calabria? Non ve lo dicono perché sono dati sensibili, li abbiamo chiesti e ce li hanno rifiutati, perché sono dati sensibili, come questo che è stato un dato che io non lo posso sapere, io cittadino no, non lo posso sapere, però mi rendo disponibile a farvi vedere che cosa è successo da altre parti, gli scettici cambieranno idea. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera a Torino, un consulto tramite l'Ufratto, naturalmente ho visto tutti i lavori che l'ha fatto, come anche per quanto riguarda dal punto di vista regionale, quindi abbiamo già una buona garanzia, però in realtà non è che pochissimo, perché io devo dire che in Calabria siamo un ambiente malissimo proprio con discorso di questa industrializzazione selvaggia dal punto di vista dell'energia. Cioè il nome dell'energia lo dobbiamo fare, sì, che questi
territori che noi abbiamo diventino delle lande isolate per ospitare le eoliche e poi le nuove solari. Una cosa ci dobbiamo fare è la riqualificazione industriale, ma anche perché quando si dà la concessione dovrebbe essere per terreno e non può mettere sulla parola sul terreno, quindi dovrebbe vedere una concessione come deve essere conclata dal punto di vista proprio giuridico. La prima cosa è questa, la seconda è sempre quella della riqualificazione industriale, ossia prendere qualche gran sito ormai in disuso e poter utilizzare a sedine ioniche. Noi abbiamo una centrale di biotropina vecchissima, non è mai entrata in funzione, quindi quella dovrebbe essere messa a disposizione per tante pannelli solari e potrebbe dare un'energia di produzione nuova. Perché non viene mai imprigionata in questa ideologia regionale questa mentalità? Perché dobbiamo pensare che questa centrale è stata soltanto messa a mano soltanto per fare una centrale a carbone, che naturalmente non è possibile, non è riattivabile per il consumo di quel carbone. Ma mentre tutta quella zona, quell'area dove ci sono un lago artificiale, ad essere una distesa enorme di pannelli solari, una centrale di energia solare, sarebbe interessantissimo per fare, potrebbe essere noi i beneficiari pagando pochissimo in bolletto, quasi niente. E le dico perché, te lo dico pure poi perché è veloce, sto qui. Discriminazione energetica su base regionale. La Calabria produce molto più energia di quella che consuma, significato che esatto, suolo e presto a fine. Il surplus produttivo viene esportato, ma il quanto per l'energia di Calabria è sempre molto alto. La Calabria paga addirittura l'energia per cui viene tassata, che cambia l'ora del terreno antropomica. Parametro differenziato per area geografica, una maggiorazione applicata al prezzo dell'energia di provenienza di pagamento. La produzione regionale non costa più niente. I calabresi pagano bollette sempre più alte la produzione di energia regionale, ma vincita per il consumatore calabrese. La produzione è considerata nazionale, mentre il consumo è considerato regionale. Siamo nazione quando produciamo, regione quando consumiamo. Nell'elaborazione dei dati, area di prelievo, l'esempio più lampante è la Lombardia, con parametro omega per consumo paga 15,90 MWh. La Calabria 123,34 per kWh. Quindi questa è una differenza enorme in una regione che è in una situazione economica molto grave avere questi parametri per pagare di più bolletta, quindi anche questo è per intervenire. Grazie a tutti. Grazie, dati che in parte conoscevo, molto interessanti. Devo dire che per quanto mi riguarda, io prendo carico e sto registrando tutto quello che sento, rimane il fatto che io sono un consigliere di media minoranza, quindi ho un ambito decisionale decisamente limitato, però cerchiamo di sfruttarlo per il bene comune. Grazie. Abbiamo detto che c'erano pochi sindaci, ma Gioppo Fabia non è poco. Grazie a tutti. Io sono qui più in qualità di cittadino che tre minuti. La domanda è che stiamo parlando della Calabria, sicuramente la mia posizione data la mia presenza qui è più che evidente, sono assolutamente contrario per una serie innumerevole di motivi al paleologiche. Già il Tirolo di Santa Prata mi pare una grande opera d'arte rispetto alle paleoliche. E qua finisco con la premessa, una domanda di carattere generale. I grandi parchi eolici, per quanto non si è parlato, non pianti, io riferisco parchi, così nobilitiamoli un pochino, così ce la tristiamo. Sono parchi, mostri che troviamo qui anche. I mostri possono essere connotati da una definizione positiva, ma che non l'hanno di positivo. Io ho una mia idea precisa, anche se è un'idea profana, non basata su criteri scientifici, ma che ritengo il buon senso può aiutare molto, molto più della scienza. Quanto influiscono questi grandi parchi eolici e comunque tutte le paleoliche che abbiamo disseminato anche un po' qua, un po' là, su questi repentini, tragici, terribili cambiamenti climatici che stiamo
perché non c'è dubbio che influiscono anche sulla direzione dei venti, e i venti hanno le influenze che io sono in grado di spiegare, ma che posso solo essere in grado di influire sul cambiamento della natura. Grazie. Buonasera, sono un piccolo migrante qua, vivo qui perché voglio essere qua. La cosa l'avete fatto discorso spaziale, sotto poco per tante cose, che non è una cosa, io non ho ancora capito nella biologia, biodiversità, la qualità della vita nostra, ma quale impatto ce l'hanno queste cazze di buche sacre in ogni cima delle montagne, quando vado a raccogliere i funghi, i spari di orillo. I mucchi sacri sono qua da 40 anni, mille euro. Il cinghiale, questo che è arrivato qua con il grande spazio, sono stati importati, portati qua per money, per business. Non siamo stupidi. Dove c'è il guadagnare denaro? L'uomo intelligente, non è stupido. Ok? Quello che succede non è che sbaglio, ma è fatto da chi scende. Ok? Energia. Una volta il carburo e l'olio palmano, l'olio nostro. Ma idrogeno, minchia, idrogeno. Okay? Cioè, elettricità si fa girando una turbina, una ruota. Ok? Due scimmie, due babuini, due criceti girano. Anche l'acqua che cade, gira un turbino, fa luce. Ok? Sono scelte, noi dobbiamo fare tutto qua. Se noi, perché si permette queste spezie, no? Le vacche sacre, di vivere dove non devono vivere? I cinghiali, ma no? Non è questione di cinghiali, quanti cinghiali, sono tubercolosi, brucellosi. E basta. Scusi, posso? Buonasera a tutti, mi chiamo Susanna. L'8 ottobre del 2023 c'è stata una manifestazione sua a Treane. Io ho visto ambientalisti, persone comuni come noi, ho visto architetti, ho visto guide turistiche, ma di sindaci, assessore, non lo so. Anzi, qualcuno era anche favorevole alle paleoliche. Non so, ma gli abitanti della zona, qualcuna ha detto, posso dire in calabrese, ma che vi interessa a voi che siete in opere per il canto di Mina, non parlavo noi, parlate voi queste paleoliche. Per i cinghiali, forse molti di voi sanno che il ripopolamento fatto con cinghiali dell'est Europa che hanno una capacità, picchiano più frequentemente, molto più abbondantemente di quelli autoctoni, quindi ci hanno messo in una situazione che adesso paradossalmente si vorrebbe risolvere questo problema, che io non credo sia risolto in questi termini, con la riapertura della caccia tutto l'anno da parte delle persone, i cacciatori, che hanno di fatto creato il problema con il ripopolamento. Per quanto riguarda poi invece il problema dei cambiamenti climatici, le paleoliche si mettono in opposizione ovviamente ai cambiamenti climatici, né c'è da dire che dirigano il vento, nel senso che il vento che dirige, che fa girare le paleoliche. Rimane
quello che dicevo precedentemente, cioè non c'è tutto bianco o nero, perché non è, non è pensabile dire usiamo le paleoliche in maniera scriteriata e in maniera diciamo unicamente di rapina economica per combattere i cambiamenti climatici e poi ci dimentichiamo dei cambiamenti climatici quando bruciamo boschi e foreste oppure li tagliamo per far arrivare i camion che mettono in situ le turbine eoliche. Delle due una, ci vorrebbe una maggiore coerenza e ci vorrebbe soprattutto una maggiore credibilità che esiste davvero nei decisori politici l'interesse ai territori e alla qualità quotidiana della vita di chi ci abita. Una cosa non abbiamo detto stasera in chiusura, però mi sembra che sia giusto. Sono state fatte le indagini archeologiche lì dove sono state posizionate queste pale eoliche, perché ad esempio una cosa tempo fa è venuto qui il professor un archeologo che ha tentato il professore Bisonato, e quando gli abbiamo parlato di questo problema mi ha detto ma l'hanno anche perché lui ha indagato tutto il territorio di Antonimina e mi ha detto ma hanno fatto un'indagine archeologica prima di questa indagine archeologica non c'è stata, così come non c'è stata in quell'immenso sfregio che hanno fatto alle colline tra le rocche di Brastarà e Penterate. Nel 2018 io avevo fatto vedere un'immagine, c'erano 5 pale eoliche, adesso ce ne sono 20 e nessuna indagine archeologica è stata fatta. Quindi se qualcuno di noi avesse un pezzetto di terra e vuole farsi una casa, subito piomba la sovrintendenza e ci fa, ci blocca. Scusate, giuro, non parlo più di una cosa metodologica a cui tengo e che in realtà Valentino ha sollevato. Le due componenti, diciamo, e lo sa bene Oreste Montebello, le due componenti che sono necessarie per spuntarla in questi ambiti sono, a mio parere, per la modesta esperienza che ho, assolutamente entrambe necessarie. La mobilitazione popolare, cioè le persone che difendono il proprio territorio e lo dicono senza magari anche con delle manifestazioni ma anche con la moral suasion, con la pressione sui rappresentanti politici, diciamo sul sindaco, sul consigliere provinciale, sul consigliere regionale, che devono capire che alle successive elezioni magari qualche voto corrono il rischio di perdere. Uno, due, questa cosa è necessaria ma non. L'altro elemento fondamentale che negli anni abbiamo imparato e praticamente ci ha fatto cenno Arturo adesso è anche le professionalità che si offrono gratuitamente ai cittadini, al territorio, eccetera, per creare quindi anche quella serie di argomentazioni tecniche che devono essere portati in sede propria, sostanzialmente in conferenza di servizi, per dire non soltanto noi non ce la vogliamo questa cosa, qualunque essa sia lì. Concludo con un esempio, io sono di Castrovillari. A Castrovillari si erano messi d'accordo per fare l'ecodistretto, con tutti quanti d'accordo, regione, provincia, comune, eccetera, perché era tutto quanto... come dire, tutto pronto, era tutto favorevole, non c'erano controindicazioni. Abbiamo fatto con un gruppo di persone, un avvocato, un geologo, un medico e così via, un ingegnere, abbiamo fatto quegli studi di cui parlava Arturo, abbiamo trovato 5 motivi, 3 ostativi completamente, che impedivano ognuno di quei 3
cioè il posizionamento dell'ego ristretto dove lo volevano mettere, e altri due che richiedevano uno studio ulteriore prima di decidere se si poteva mettere. Quindi questo è proprio istruzioni per l'uso: non date nulla per scontato. Quando c'è un progetto di aggressione al territorio, la prima cosa da fare è informare la popolazione perché si mobiliti in difesa dei propri diritti, e concomitantemente studiare pagina per pagina quei progetti, perché io ad oggi non ho mai visto un progetto tecnico, spesso fotocopia di altri progetti fatti in altre latitudini, che non presentasse delle gravi carenze. Noi avremo l'autorizzazione a stare qui fino alle 20 e dovremmo già chiudere, però ci sono due persone che non possiamo. Angelo Riccobene e poi Pino Usato. Buonasera, mi occupo di educazione ambientale nelle scuole. Purtroppo posso tristemente che le ore destinate non all'educazione ambientale, all'educazione civica in genere, che è un'educazione universale, sono purtroppo pochissime nelle scuole e spesso non vengono nemmeno ascoltate. E oggi, questa sera, ad esempio, permanente una critica e una triste constatazione che mancano completamente i giovani. Quando era venuta la sala, ne avrò contati 5, 6, 8, 9. No. Molto pochi, perché non parliamo del loro futuro, ci dovrebbe essere stato un esame di giovani, al di là dei sindaci. Niente, volevo solo dire che abbiamo parlato di disastri ambientali, non abbiamo parlato della grave piaga che abbiamo, anche se rischiamo di andare fuori tema, però non possiamo non citarla, lo smaltimento dei rifiuti, è una grave piaga. Io mi sono sentito nel dovere di siccome è di Agnana, è giusto che dica la frase proprio la città di Magnanese a conclusione di questa serata, che è stata una grande e grossa esperienza per noi, piccolo gruppo che siamo anche presenti qui da Agnana. Volevo ringraziare per questa esperienza che ci avete fatto artistico. Ma alla fine, proprio nell'ultimo intervento, mi sento un po' così nel pronunciare questa cosa, perché potrebbe apparire un mio intervento da campagna elettorale, ma così non lo è. Io volevo chiederle, lei diceva che qualche sindaco dovrebbe rendersi conto che magari potrebbe perdere qualche opportunità di voto. Sì, no, nel caso specifico. Io le chiedo, innanzitutto, visto l'intervento di prima, il rumore fino a che distanza può essere percepito in maniera proprio drastica? Secondariamente, una delle contestazioni probabilmente che mi vengono rivolte nel contestare il parco eolico che dovrebbe sorgere ad Agnana, speriamo che la conferenza dei servizi si tenga il più in là possibile quando magari ci saranno altre condizioni per poter intervenire, mi si dice, ma sai, effettivamente l'istituzione di questo parco eolico potrebbe darci delle buone entrate in un comune come il nostro, che è un piccolo comune e che potrebbe avere bisogno, perché si parla, pare che i tecnici che sono intervenuti a dare chiarimento all'amministrazione comunale attuale di Agnana abbiano garantito delle risorse non indifferenti su quella che è la produzione che dovrebbe. Solo questo, vi ringrazio ancora perché abbiamo appreso molto su queste cose. Io spero poi di poter avere riscontro, magari cartaceo da qualche parte dove poterlo avere, anche per portarlo all'attenzione di quanti vorrebbero averne bisogno, vorrebbero farne uso. Voglio dire, io dovrò utilizzarlo anche per altre occasioni. Vi ringrazio, buonasera a tutti. Grazie, perché queste sono due domande di straordinario interesse, proprio per le esperienze che noi abbiamo fatto negli anni. Uno,
noi quindi come esperienza da 25 anni fa, noi quando ogni volta come ambientalisti, come movimentisti, ogni volta che c'era una consultazione elettorale, comune, provincia, regione, facevamo scrivevamo un memorandum sulle criticità presenti nella nostra area, chiedendo ai vari candidati di impegnarsi, prima delle elezioni, su quale posizione avessero su quei problemi. Chiaramente non è una firma impegnativa, però è sempre spiacevole vedersi poi, mi consentite un francesismo, sputtanati dopo le elezioni, dice scusa ma tu hai firmato questo impegno che adesso, quindi già questo è una cosa che mi permette di dire. L'altro aspetto lo conosco bene, questo fatto, le cosiddette royalties, che sono, la mela avvelenata con cui questa e parlo di royalty, ufficializzate, perché ci sono anche tante royalty nella mia esperienza che non vengono mai a conoscenza dell'opinione pubblica. Quindi anche delle royalty di questa gente... No, guardi, ma sono 30 anni che facendo vertenze. C'è il classico, la classica persona con la classicissima valigetta che si gira tutti i comuni in un abito, perché a loro non gliene frega niente se la mettono lì oppure la mettono a 5 km o a 10, perché tanto quella pala, che giri o non giri, gli fa guadagnare un sacco di soldi. Quindi se, quando trovano il comune che recepisce l'offerta sicuramente legittima e legale, quello è proprio il piede di porco per distruggere il territorio, approfittando del fatto che noi abbiamo comuni in Calabria all'80% sotto i 5.000 abitanti, al 100% senza un euro in cassa, e quindi vedono nella migliore delle ipotesi la possibilità di respirare economicamente con quelle royalty. Uno deve fare il pro e il contro. Un amministratore lungimirante deve avere una visione del territorio, della qualità della vita delle persone, eccetera, e dire a quel punto: va bene, stringiamo la cinghia, però io il mio territorio non lo spendo facendo un danno che poi se lo piangeranno anche le future generazioni. A questo punto chiudiamo la serata sperando che siano stati elementi utili per la riflessione oltre che per l'informazione. E vedete che le forze dell'ordine ci hanno guardato le spalle, per cui sono tranquilli.